Ah, siamo col mister del Real Sella Marina, Raffaele Alberto. Lo intervistiamo subito dopo la vittoria per 8-0 della sua squadra contro il Gaetano Scirea. Mister, 8-0, un risultato che dice tutto sulla gara di oggi. Sì, dice tutto e niente, complimenti ai ragazzi perché hanno lottato, ci hanno creduto anche sull'8-0, hanno giocato fino alla fine. Intorno al 25esimo del primo tempo è accaduto un infortunio grave al giocatore del Gaetano Scirea, Rubino, si era sul 3-0, un episodio che probabilmente ha cambiato la partita. Sì, guarda, dalla squadra avversaria sì, sicuramente, dalla parte nostra no, abbiamo continuato a giocare normalmente. E un'ultima riflessione, prossima sfida difficile sul campo della Fortis Catanzaro, una squadra che vende cara la pelle, però ultimamente ha perso dei punti. Ci attrezzeremo al meglio, ci prepareremo tutta la settimana, prepareremo questa partita al meglio per poter fare risultato positivo. Anche perché oggi mancavano diversi giocatori tra squalifiche e infortuni. Sì, è vero, tra squalifiche e infortuni, speriamo di recuperarli e mantenersi al secondo posto. Dai. Allora, siamo con Roberto Buonofiglio, attaccante del Real Sella Marina, oggi ha siglato 3 gol nella vittoria per 8-0 della sua squadra. Allora Roberto, siamo arrivati a 19 gol in campionato, non ti vuoi fermare più? Beh, indubbiamente è un ottimo risultato, alla fine quando si gioca si tenta sempre di fare più gol possibili. Però l'importante è che oggi abbiamo vinto, abbiamo portato a casa questi altri 3 punti importantissimi e niente, ora pensiamo già alla prossima partita con un piccolo dispiacere per il giocatore del Gaetano Scirea che si è infortunato al braccio, quindi a lui vanno i miei migliori auguri e i migliori auguri anche di tutto il Real Sella Marina. Certamente. E prossima sfida, un'altra trasferta difficile, quella sul campo della Fortis Catanzaro. Che partita potrà essere? La Fortis è una squadra molto organizzata, sta giocando molto bene, diciamo che forse in queste ultime partite ha perso un po' di punti così. E niente, sarà una partita abbastanza tosta, impegnativa e cercheremo di dare il massimo come sempre.